Ma io mi chiedo, è la prima volta che veniamo controllati così da una macchina che possiamo avere appunto nella borsetta, dappertutto, insomma, cioè ci accompagna per tutta la vita. Portarsi una macchina dietro fino a tempi molto recenti era impossibile, perché la macchina, appunto, lì c'è una macchina da scrivere, anche piccolina, compatta, ma non è che se la porta dietro sempre. Quindi, macchine molto compatte, non a caso si parlava di palmari, cioè qualcosa che sta nel palmo della mano, sono macchine storicamente molto recenti. Il primo palmare sono le calcolatrici elettroniche degli anni 70, poi quasi subito le calcolatrici programmabili e poi i cosiddetti assistenti personali che hanno preso il posto delle agende cartacee che si usavano, quindi sostanzialmente erano dei palmari che facevano da rubrica telefonica, da agenda e poco altro. E poi il telefono cellulare, quindi fino agli 80, inizio anni 90, e poi la fusione di questi oggetti tra di loro, cioè il telefono cellulare comincia a ibridarsi con l'assistente personale e con le calcolatrici programmabili, e quindi proto-smartphone, diciamo tra il 2000 e il 2007 quando nasce l'iPhone, e quindi il Palm 3 o per chi è appassionato di queste cose, o anche la stessa Nokia e Ericsson avevano dei telefoni cellulari che avevano già la tastiera, cominciavano ad avere una display più grande e così via. E poi la discontinuità dell'iPhone del 2007, ricomincia la fase moderna, diciamo così, degli smartphone. La prima discontinuità è stata col telefono cellulare, quindi inizio anni 90, un telefono che non ha più il filo, come invece aveva avuto per 100 e passa anni. Quel telefono, per la prima volta noi accettiamo, anzi con grande entusiasmo, soprattutto gli italiani, comprano il telefono cellulare e se lo portano dietro, e in quel momento, inconsapevolmente perché all'epoca la cosa non fu sottolineata, accettano di portare con sé deliberatamente, volontariamente, a loro spese, una macchina che segnala a qualcun altro dove sono, un localizzatore. Ma fin da subito i cellulari avevano, diciamo, la... Certo, perché il telefono cellulare si chiama cellulare perché il territorio è coperto con cellule, ogni cellula ha un'antenna principale, la stazione base, e quindi quando io accendo un telefono cellulare si guarda intorno cercando l'antenna più vicina e si collega. Quindi per motivi tecnici l'operatore telefonico sa che il suo telefono è in una certa cella, quindi la precisione non è molto elevata, però sa che in quella cella. Allora, il fatto che l'operatore cellulare in quel momento sappia che quel telefono è in quella cella, e tra l'altro quel telefono sia associato in maniera forte a una certa identità, perché abbiamo scelto, anche questa è una scelta politica, che per avere una SIM devo presentare un documento di identità, quindi io so che quella specifica persona o qualcuno a cui ha dato il telefono, ma c'è in quella zona c'è quel telefono, questa è una necessità tecnica. Dopodiché la scelta politica è stata, e tengo traccia per anni, potenzialmente per sempre, di dove è stato quel telefono. 30 anni fa, per pressione dei governi, che trovano straordinariamente utile e attraente sapere dove sono le persone, un vecchio sogno irrealizzabile in precedenza, dicono, e tu tieni traccia di tutti i movimenti, che è valido ancora oggi. In Italia oggi per 7 anni si tiene traccia di tutti gli spostamenti. È una discontinuità importante perché mentre prima del telefono cellulare, se io volevo sapere dove si muoveva una persona, dovevo identificare una specifica persona, chiedere al giudice posso pedinare quella persona o posso intercettare le telefonate di quella persona, e quindi in maniera mirata, con dei vincoli anche temporali, lo puoi fare per 30 giorni, lo puoi fare per 60 giorni, seguivo quella persona, siamo passati invece a un paradigma dove tutti indiscriminatamente, a priori, vengono, tra virgolette, sorvegliati, nel senso che i loro dati vengono registrati e immagazzinati. Questo è un cambiamento che prima è proprio tecnicamente impossibile farlo, adesso la tecnologia, adesso, ormai da 30 anni, l'ha reso invece fattibile e anche economicamente del tutto sostenibile. Era un entusiasmo anche comprensibile il fatto di avere all'inizio un telefono a portata di mano, viene facilitato a raggiungere altre persone che hanno questo cellulare. Era in buona fede, anche voglio dire, no? La stessa cosa è successa con lo smartphone, nel senso che l'utilità, il divertimento è innegabile, e quindi per questo che noi spontaneamente adottiamo queste macchine a nostre spese,
quindi la porta d'accesso è proprio quella, l'utilità. Quello che ci mettiamo poi qualche anno a capire è che c'è, sono dei prezzi da pagare. Il prezzo da pagare è che se tu hai un telefono cellulare, non soltanto tu puoi trovare gli altri, ma gli altri possono trovare te. E quindi, per esempio, il tempo di lavoro è diventato molto più esteso, perché, almeno in alcuni casi potenzialmente, perché avendo un telefono cellulare, certo che secondo la mitologia posso lavorare anche in spiaggia, se voglio, ma questo vuole anche dire che quando sono in spiaggia qualcuno può trovare me e chiedermi di fare qualcosa. Scusa, prego. Tu dici che noi in qualche modo accettiamo spontaneamente di dare determinati dati e in qualche modo anche di sapere, accettiamo anche il fatto che qualcun altro quei dati li utilizzi. Pensiamo ai cookie che accettiamo su siti vari quasi ogni giorno, penso, senza leggere tutte le clausole. Però mi chiedo appunto, nel momento in cui questa cosa diventa un qualcosa di necessario, quasi necessario se vogliamo addirittura essere umani, cioè se vogliamo stare, dove sta effettivamente la spontaneità? Se è una sorta di spontaneità che in realtà però maschera per forza di cose un... non so se definirla, forse un termine molto forte, una forma di costrizione. Sì, allora, da una parte siamo noi che decidiamo di averlo, però allo stesso tempo è diventato indispensabile. E quindi è vero che decidiamo di averlo, ma è anche vero che è difficile non decidere di averlo. Però parlavi dei dati, in realtà uno dei punti del libro è far capire come la stragrande maggioranza delle persone non ha la minima idea di quali dati raccoglie, di dove finiscono quei dati e soprattutto di quali sono le implicazioni del condividere questi dati, anzi condividere sembra quasi che lo vogliamo noi, del fatto che i nostri dati ci vengano capiti e distribuiti. È uscita oggi una ricerca pubblicata da Wired in America che ha analizzato i primi 1000 siti web al mondo, e la gran parte di questi 1000 siti web al mondo condivide i dati dei navigatori tramite cookies e altre tecniche di identificazione con 1000 altre aziende. Allora, la persona normale che naviga non ha la minima idea né di quali dati riesce a raccogliere il sito web che sta visitando, non lo sa che raccoglie, che computer sto usando, che browser sto utilizzando e tante altre informazioni su di me, e soprattutto non ha la minima idea che quei dati vengano poi condivisi con così tanti altri attori. E soprattutto la parte veramente dove anche un esperto fa fatica e in alcuni casi non sa la risposta è quali sono le implicazioni del fatto che quei dati finiscono all'attore XY, quali sono le implicazioni adesso, quali sono le implicazioni tra 6 mesi o tra 3 anni, nel senso che alcuni di questi dati, per esempio con uno smartphone che è una macchina personale che ci portiamo appresso, che quindi registra quanti passi faccio al giorno, quante scale faccio, se cado, se corro e così via. Quindi i dati sulla mia attività fisica, il fatto che quei dati sono raccolti sistematicamente tutti i giorni, condivisi con appunto un numero sterminato di attori, ma che conseguenze avrà tra quelle informazioni sulla mia vita tra 10 anni? Nel senso che quelle informazioni verranno date a qualcuno che mi dà un'assicurazione, verranno date a qualcuno che mi dà assistenza sanitaria, e cosa ne potrà fare? Questo è completamente opaco. Quindi una delle motivazioni di scrivere il libro è di questo parallelepipedo così luccicante, così attraente, divertente, utile, diamole tutte per scontate queste cose, ma far capire che questa macchina è una macchina, raccoglie i dati su di noi, prende questi dati e li manda altrove. Almeno saperlo, perché in realtà la grande maggioranza delle persone non lo sa. Se interrogassimo qualcuno che passa, ma lo sai che conti i tuoi passi? Sa che alle 3 di notte se lo guardi quella cosa viene registrata, quindi sa se soffri di insonnia. Incrociando poi i dati tra di loro, uno può scoprire aspetti estremamente intimi sulla vita delle persone. Questo è completamente opaco. Poi il libro è un tentativo di dire apriamo tutti quanti gli occhi, perché magari poi non c'è nulla così profondamente preoccupante, però magari sì, e poniamoci almeno delle domande.